La gastroscopia e la colonscopia possono essere esami molto spiacevoli per il paziente, in grado di provocare stress, disagio, paura di sentire dolore e subire complicanze di vario genere. Per rendere questi esami meno traumatici possibili, negli anni si sono sviluppate delle procedure endoscopiche mini-invasive, fra cui la gastroscopia transnasale, il colon wash e la colonscopia robotica. Al Marrerie Hospital di Crotone queste procedure sono effettuate dal dottor Felice Cosentino, gastroenterologo e specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Rispetto alle tecniche tradizionali, queste procedure sono meglio tollerate dal paziente ed egualmente affidabili. La tecnica transnasale utilizza un endoscopio del diametro di circa la metà rispetto al tradizionale, che viene introdotto non dalla bocca ma dal naso, da cui viene spinto fino al duodeno. La procedura dura pochi minuti e non comporta rischi. Dopo l'esame si può andare via subito, si può mangiare o bere, guidare l'auto ed è quindi consentita la ripresa del lavoro pressoché immediata. La colonoscopia robotica, invece, che in Italia solo poche strutture effettuano, ricorre a una tecnologia di ultima generazione. Il colonoscopio impiegato in questa procedura è un cilindro in silicone flessibile, monouso e del diametro di 17 mm, che viene collegato a una base meccanica e controllato dal medico tramite joystick, con la possibilità di effettuare anche piccoli interventi come la polipectomia di polipi di 10-20 mm. Non sono necessarie sedazioni, ma nel caso in cui fosse richiesto, si possono somministrare farmaci antispastici e blandi sedativi. Questa procedura viene scelta da chi non vuole assolutamente avere fastidi, peraltro poco frequenti, della colonoscopia tradizionale o da chi non vuole essere sedato. Di necessità, invece, viene richiesta per pazienti che per le proprie condizioni di salute non possono essere sedati o anche in caso di insuccesso della colonoscopia tradizionale a causa di un colon particolarmente lungo. Il colon wash, infine, una procedura introdotta nella pratica clinica dal dottor Cosentino nel 2010, è una metodica indolore che ha lo scopo di lavare l'intestino in modo ottimale per la successiva colonscopia e va a sostituire il classico beverone che spesso infastidisce il paziente. Al paziente disteso su un fianco viene inserita una cannula fornita di un tubo che introduce acqua depurata a 36-37 gradi a pressione calibrata. L'operatore esegue più irrigazioni intestinali successive e nel contempo pratica un delicato massaggio addominale per favorire la frammentazione dei materiali fecali. Una volta che l'intestino è ben pulito, si può procedere immediatamente a effettuare la colonoscopia. Questo tipo di pulizia dell'intestino non provoca fastidi se non quelli di un clistere più profondo e spesso lascia un senso di benessere. La preparazione alla procedura prevede una dieta priva di scorie alimentari come fibre di verdura, legumi e semi e un blando lassativo per ammorbidire le feci. Il colon wash, inteso come idrocolonterapia, può essere effettuato anche indipendentemente dalla colonoscopia come mezzo di supporto alle terapie convenzionali per la cura di varie problematiche come la stipsi, la diarrea, la litosi, la diverticolosi, il meteorismo, la parassitosi, la micosi intestinale e la disbiosi intestinale.